Ragazzi, oggi facciamo un po' di matematica pura, vera e propria. Stavo studiando più approfonditamente, grazie anche a un video che vi linkerò, però in inglese, adesso cerco di spiegarvelo in italiano. Molto interessante sulle stat nuove, quindi sulle milestone nuove. E infatti stavo valutando se è conveniente o no milestonare i 7 egg da Eva con le nuove milestone. Allora, premessa. Di solito le persone attualmente mettono le milestone più 5, ad esempio un acknowledge più 5. Un acknowledge più 5 dà 30 di magic boost e 11 di crit spell, che è ottimo vista così. Però se noi andiamo a mettere 6 slot pieni di acknowledge più 5, otteniamo 30 di acknowledge. E abbiamo invece 172 magic boost e 64 crit spell. E a voi sembra tutto normale visto così. Invece, se noi facciamo 172 diviso 6, esce 28,66 e non più 30. Quindi ogni slot ci aggiunge 28,6 magic boost invece che 30 come erano iniziali. Perché se noi ritorniamo a più 5 di acknowledge, vediamo che in teoria il Magic Boost era 30. Quindi questo cosa significa? Significa che più aumentiamo una statistica, cioè quindi più la portiamo al limite, e ad esempio la portiamo a 30 e ci aggiungiamo anche noi delle Milestone Knowledge più 5, più 6, più 7, più 8, più tiriamo su Knowledge o Alt o Will, più le stat vengono, cioè aumentano con una curva meno esponenziale. Non so se mi spiego. Cioè, ad esempio, invece che aumentare di 28 magic boost, di 30 magic boost ogni 5, a ogni 5 abbiamo 28 magic boost. Poi se tiriamo su knowledge a 40, 50, 60, 70, invece che 28 ogni 5 sarà 27, 26, 25, 24 e così via. Sempre più ridotte le stat praticamente. Quindi questo cosa significa? Significa che non è conveniente farsi il set full knowledge. Ma bisogna valutare. Per knowledge è un po' diverso perché non esistono milestone doppie magic boost crit spell. Quindi secondo me è l'unica stat che vale la pena uppare con le milestone nuove. Però bisogna vedere anche gli altri stat. Io ho visto Vita e Will. Will ad esempio assolutamente non conviene perché viene ridotto troppo l'MR, conviene fare o HPMR o Full MR. Poi per i fisici io non ci capisco un cazzo, ragazzi, quindi andate a vedere voi se vi conviene o no e quanto viene ridotta la statistica più aumentate l'accuracy o il power ad esempio. Quindi quello che voglio farvi capire, non date sempre tutto per scontato, dovete sempre provare voi di persona cosa accade se fate una determinata azione sul vostro gear. Quindi io ho deciso di non gearmi in Will, io avevo intenzione di farmi il set PvP in Will per l'MR, ma in MR e in HP, ma alla fine ho deciso di fare HPMR e basta, come tutti quanti. Quindi ragazzi, spero che vi abbia dato qualche spunto su cui riflettere e fate le prove voi sui vostri equip.